sotto vero nome di Elena Conforti. Il suo romanzo di esordio è direi un esordio con il botto. È un romanzo che ti resta dentro, ti commuove, ti fa arrabbiare. Io leggendo questo romanzo, che peraltro ho letto due volte per sicurezza, devo dire che ogni volta ho trovato spunti diversi. E mi ha colpito la sincerità, mi ha colpito la verità che c'è dentro queste pagine, la poesia e la vicinanza a Dio. È un romanzo che davvero ti mette alla prova. Coraggiosissima l'autrice, che ha dichiarato che per certi aspetti il romanzo sia autobiografico, è autobiografico, e quindi coraggiosa lei e fortunati noi, perché ha deciso di raccontare la sua storia. Io vorrei cominciare e spero di ricordarlo, perché vorrei finire e cominciare e finire nello stesso modo, dandovi un significato della parola normale. Una persona meravigliosa, Alda Merini, solo, dice: chi decide chi è normale? La normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. Io credo che sia proprio così. E nel nostro mondo, nella nostra realtà, ormai siamo nel 2022, secondo me normale dovrebbe essere il rapporto che si instaura tra due uomini o due donne. Non dovremmo più sorprenderci di incontrare due uomini per mano, piuttosto che mentre si danno un bacio, e ad oggi non è ancora così normale, ragazzi. Purtroppo ad oggi mi rendo conto che moltissime persone hanno ancora questa concezione della normalità tra persone di sesso diverso. E non sono d'accordo. Non crediate che per me sia facile, perché noi siamo cresciuti con una famiglia composta da mamma, papà, magari una sorella, un fratello, e quindi ci siamo avvicinati a questa verità, a questa realtà un pochino più tardi, no? Nell'adolescenza, e io che sono un po' anziana. I giovani d'oggi, in realtà, mi rendo conto che sono più liberi, no? E di conseguenza vivono i rapporti tra persone dello stesso sesso in un modo molto più naturale, ed è quello al quale dobbiamo ambire noi, cercare di essere il più possibile grandi, adulti, e secondo me è un modo questo di diventare grandi, di capire che l'amore è l'amore e basta. Allora, io comincio subito. In realtà sono indecisa se fare immediatamente una lettura o se andare a curiosare che cosa ho messo nei miei appunti. Devo dire la verità, questa volta ho preso proprio pochi appunti, probabilmente si sentirà, perché ho proprio piacere di improvvisare in questa puntata. Non ho voluto preparare particolari appunti, particolari cose, perché il romanzo parla davvero già da sé. E allora intanto vado a vedere un appunto qui, a proposito di quello che vi stavo raccontando sul concetto di normale. Vi voglio leggere proprio un capitolo che inizia, o meglio, che ha questo titolo: scelgo di essere normale. Dopo 4 anni da fidanzati decidiamo di sposarci. Ho incontrato Emanuele dopo i mesi in convento. Lui è la mia possibilità di essere normale. E poi ho un ottimo rapporto con mia madre e mio fratello. Chiara, ci sposiamo? Non ricordo un momento in particolare, una cena romantica a lume di candela, un tramonto sul mare o una camera d'albergo con vasca e idromassaggio. Non ricordo lui inginocchiato davanti a me con un anello di brillanti.
Niente scene da film, accade e basta. Accade che non voglio più tornare a casa mia alla domenica sera o dopo una vacanza. Accade che è bello viaggiare con lui, sentire il suo corpo che vuole il mio, baciare quel profumo sano e fresco di dopo barba. Un tacito accordo? Sì, Emanuele. Un sì che ti ho detto non solo all'altare davanti al sacerdote, ma anche prima. Sì a una vita normale. Sì a fare una famiglia. Sì a mia madre, sì a mio fratello, sì a un corpo di femmina vicino a quello di un maschio. Lui è la mia possibilità di essere normale. Quindi diciamo che incontriamo una donna, Chiara. Chiara è la nostra protagonista, che a 16 anni sceglie di entrare in convento per la sua famiglia. Aver baciato un ragazzo in discoteca è un peccato da espiare, una colpa da rimediare diventando suora. Lì conosce una ragazza del Perù, Milagros, per la quale prova un'attrazione fisica come le era successo con Sara, la compagna di banco delle medie. Scopre così un forte conflitto con il proprio essere donna, un'anomalia che preferisce soffocare per paura del giudizio e delle conseguenze. Una volta uscita dal convento per volere di sua madre, Chiara cerca di respingere e nascondere quel suo sentirsi diversa attraverso la scelta di una vita che risulti il più normale possibile, il matrimonio con un uomo che si sforza di amare, la nascita dei figli e ritrovarsi madre. L'incontro con Giorgia, una donna piena di fascino e contraddizioni, risveglierà in lei una passione mai provata prima e la costringerà a mettere in discussione ogni aspetto della propria esistenza. Io comincio a leggere. Non sono in ginocchio e non mi segno. Non tengo il capo chino, non ho una grata di fronte a me, non c'è silenzio. Sono seduta davanti al computer, bevo il terzo caffè di oggi, dalla finestra entra un sole primaverile. Ascolto le voci dei miei figli e il ronzio della seconda lavatrice, i passi corti delle ciabatte di mia madre, mio marito che discute al telefono. Alla mia sinistra, sulla scrivania, una vecchia lampada e un bicchiere pieno di penne. Alla mia destra, alcuni libri e la foto sbiadita con Caterina, scattata anni fa al mare. Non dirò l'atto di dolore alla fine di questa confessione. Non chiedo perdono. Non merito castighi. Nessuna Ave Maria o Padre Nostro da recitare come penitenza. Sono senza peccato, ma non ho pietre da scagliare. Gesù, mi rivolgo a te, all'uomo che sei stato, al corpo che hai avuto, uno vero di carne, muscoli e ossa, non quell'ostia che ti porgono durante la messa. Un corpo che ti serviva per correre e giocare quando eri bambino, per mangiare a tavola con tua mamma, tuo papà, e se una cosa non ti piaceva magari facevi pure i capricci. Un corpo forte e rabbioso per buttare all'aria tutto quando al tempo ti eri incazzato sul serio. E poi un corpo pieno di paura, un terrore così potente che avevi sudato sangue. Non so immaginare la tua paura, Gesù. Che bastardi. Umiliato, tradito, picchiato, ma non te ne fregava niente. Dovevi andare fino in fondo al tuo calvario. So da dove arrivi. Sei nato di notte. Faceva freddo. Tua madre era sfinita dai dolori. So che i tuoi amici più stretti erano 12 e so che ti bastava imporre le mani per guarire. Lazzaro lo avevi addirittura resuscitato. So che la Maddalena ti amava e tu ti eri lasciato lavare i piedi dalle sue lacrime. E Pietro, dopo averti rinnegato, era scoppiato in un pianto bruciante. E tu? Sai il mio nome? Ti ricordi dove sono nata? Conosci i nomi di mio padre, di mia madre, il mio indirizzo? Sai che ho 2 figli? E lo sai chi ho amato e chi amo? Siamo talmente tanti. Come fai a ricordarti le storie di ognuno? In fondo con te non dialogo, solo qualche preghiera mandata a memoria, un segno della croce occasionale, troppe domeniche non santificate. Adesso voglio raccontarti di me, della donna che sono stata, di quella che sono. Chiara è il mio nome. Ho 45 anni, sposata, mamma di una femmina e di un maschio. Tra poco accompagnerò Jacopo a basket, poi aiuterò Bianca a risolvere un problema di geometria. Sono seduta qui, ma vorrei solo essere con lei. È questa la mia verità. Credi che sia facile scrivere queste parole?
Non so se mi capiranno, forse non accetteranno. Eppure ci voglio provare. Andare fino in fondo come hai fatto tu. Che poi, Gesù, a te, ma chi ti ha capito veramente? Un incipit col botto, oserei dire, no? A pagina 9 abbiamo la dichiarazione di una donna, di Chiara, che racconta di aver deciso di avere una vita normale, nonostante lei fin da bambina abbia sentito dentro di sé il desiderio di avvicinarsi ad una bambina del suo stesso sesso. E allora nell'arco di questo romanzo scopriremo diverse donne, prima bambine e poi donne con le quali per le quali lei prova un'attrazione che all'inizio non si spiega. Io credo che non sia facile scoprire, diciamo, di essere diversa, perché purtroppo siamo ancora indietro, no? L'ho detto all'inizio della puntata. Probabilmente durante questa puntata io userò dei termini che non sono corretti, perché io sono assolutamente consapevole e favorevole al rapporto tra due donne e tra due uomini, però nella mia infanzia, nella mia adolescenza, ho sempre avuto davanti a me esempi di eterosessuali vicino. Quindi va da sé che io possa in questa diretta non utilizzare le parole giuste, per cui me ne scuso già, ci sto lavorando. Ci sto lavorando perché, come vi ho detto prima, ed è una cosa che penso davvero, nonostante sia la frase più banale del mondo, credo che sia l'amore a contare veramente, e quindi credo che sia importante davvero credere a questa cosa, che l'amore sia concesso, che l'amore sia dovuto, che l'amore sia la cosa più bella del mondo vissuta da chi si ama e chi se ne importa del sesso, no? Allora, cosa possiamo dire di questa donna? Vi dirò, secondo me, leggendo il secondo brano, verranno fuori altre opportunità per me di raccontare che cos'è stato per me questo romanzo e di creare tra di noi una sinergia, no? Mi piacerebbe che si interagisse durante questa diretta, mi piacerebbe moltissimo, perché ho proprio voglia di avere il vostro pensiero a riguardo, e pregherei l'autrice Elena di intervenire ogni qualvolta lo desideri. Allora, intanto andiamo a leggere qualche commento, che fa sempre piacere. Isabella Nicora scrive bello, Annalisa Scaglione scrive potente, qua mi chiedono Lorella o Lorena, credo Lorella, ma mi sta continuando a scrivere, però purtroppo io non posso più darle conto, e anche Federica Di Folco non mi trova, non capisco cosa stia succedendo questa sera, però io sono certa che la puntata sia per tutti. Mi salutano, direi che per adesso non abbiamo commenti rispetto a questa lettura. Saluto Alice, ciao Alice, ben arrivata. Allora andiamo a cercare la seconda lettura che ho scelto e vediamo di trovare altri spunti per chiacchierare. Allora, qui abbiamo Chiara che decide di punirsi. Allora, lei bacia, dal primo bacio a un ragazzo che si chiama Francesco, il fratello di Chiara lo racconta alla madre, si arrabbiano moltissimo, la mandano 2 settimane in una sorta di, come si può dire, di convento, ma di fatto non è quello, è una sorta di scuola di preghiera. Lei vi starà 2 settimane e a un certo punto si rende conto che dal suo punto di vista, dal proprio punto di vista, per poter espiare questa colpa, ovvero di aver baciato questo ragazzo, l'unico modo di espiare sia andare in convento. Quindi decide lei di andare in convento e si autoconvince che sia
la cosa giusta da fare. E allora io vi leggo un brano nel quale lei è già in questa realtà. Durante la compieta mi si chiudono gli occhi e quel silenzio avvolgente che segue le preghiere mi accompagna in camera insieme a Milagros. Stasera lo rispettiamo, ci prepariamo per la notte senza dirci niente. Milagros è assorta, forse è ancora in preghiera. Esco dal bagno e la trovo sotto le coperte ad occhi chiusi, forse dorme già. Non voglio disturbarla. Salgo il primo gradino per andare nel mio letto. Chiara, il mio nome sussurrato dai suoi denti bianchi e dalle labbra scure infrange la regola. Mentre spengo la luce sento il suo corpo che si muove per lasciare spazio al mio. Uno spostamento di piedi, gambe, schiena, spalle, testa. Bisbigliamo respiri che sanno di dentifricio bianco, intrecciamo mani fresche di sapone, piedi che cercano di scaldarsi strofinandosi. Le 5. Come tutte le mattine, suona la sveglia. Mezza assopita sento il rumore del solito ape che passa in strada, tornando dal mercato della frutta. Ma non sono nel mio letto, non devo scendere la scaletta, mi ritrovo abbracciata a Milagros, che non ha sentito la sveglia e dorme profondamente sul fianco destro, con la testa sulla mia spalla, cingendomi con un braccio. Le accarezzo piano i capelli, un gesto che mi viene naturale. Non svegliarci, disobbedire, rimanere così, il mio corpo con il suo. Milagros apre appena gli occhi, mi guarda, mi accarezza il viso, e lei a scegliere anche per me, a staccarsi da quell'abbraccio, a spostare lenzuolo e coperta, ad accendere la luce sul comodino. Dobbiamo sbrigarci, uscire da quelle sensazioni, aprire la porta della camera, correre lungo il corridoio, entrare in chiesa, dividerci per la preghiera delle lodi e la messa, ritrovarci a colazione e separarci di nuovo. Piovigina oggi. Per andare a scuola mi metto i guanti, il berretto. Il freddo è pungente, ma mi fa quasi piacere. È venerdì. Le prime due ore sono di filosofia. Bussano alla porta il bidello. Lui e la professoressa escono dalla classe, i soliti scemi fanno subito casino. Chiara, c'è tua mamma in segreteria. Vieni, ti accompagno. Mimmo, stia lei in classe due minuti, per favore. Mi alzo, ma sento le gambe che cedono e la testa che gira mentre seguo la prof senza capire, il cuore che picchia nelle tempie. Trovo mia madre con la preside, ma non è sola. Si è fatta accompagnare dalla mamma di Luca, il mio amico più caro. Dovrei essere felice ad incontrarla, non ci vediamo da quasi due mesi. Invece non riesco a salutarla come dovrei, mentre penso a Milagros che a quest'ora sarà in cucina. La preside mi chiama per nome. Chiara, so che vivi in convento, ma sei ancora molto giovane e tua madre sostiene che tu sia stata un po', come dire, pilotata dalle suore. Io stimo la tua scelta, ma quando si è così giovani è facile lasciarsi condizionare. Per questo tua madre vuole che oggi torni a casa con lei. Quei baci che non dovevo dare, ma come potrò scontarli? Non riesco a guardare mia madre, mi arrivano a tratti le sue parole, ma non capisco. Se non è giusto nemmeno stare qui, allora che cosa devo fare? Domani non andrò con Milagros, niente passeggiata nei boschi, non potrò tenerla per mano. E come farà a dormire stanotte senza di me? Io, come potrò coricarmi nel mio letto? Torno in convento, in macchina questa volta, sotto una pioggia battente. La bici è rimasta là, appoggiata al muretto di una scuola che non è più mia. È bastata la firma su un foglio. Il lascia passare per tornare alla vita di prima. Poi arriva a passo svelto madre Vincenza. Le sue labbra, vecchie, tremano mentre mi dice: ricordati Chiara, se oggi esci da questo convento, nella vita non sarai mai felice. Mia madre non vuole sentire ragioni. Devo tornare a casa con lei oggi stesso e quando la discussione si fa inutile, suor Giacinta scuote la testa, infila le mani nelle tasche del grembiule nero e se ne va, voltandomi le spalle. La vedo salire le scale per andare nella sala comune. Lì ci saranno le novizie ad aspettarla. Siano lodati Gesù e Maria. Saluterà tutte così. Forse non dirà niente di me. Non è il caso. Una faccenda brutta che non merita spiegazioni. Siamo entrati nel vivo del romanzo. Facciamo un po' un percorso.
Questa ragazza bacia un ragazzo in discoteca, si sente in difficoltà, il fratello la tradisce perché lo racconta la madre, quindi fa queste 2 settimane, dopodiché mentre è lì in questa sorta di convento che non è, se Elena mi vuoi aiutare a dire in quelle 2 settimane dove va, per dindirindina non mi viene in mente, quindi in queste 2 settimane matura la convinzione, si autoconvince che l'unico modo per espiare la sua colpa sia quella di andare in un convento. Bene, entra in questo convento, è bello anche l'inizio, è proprio l'inizio quando lei va a cercare gli abiti per farsi poi la valigia e quindi sceglie le cose uguali, no? Le camicie da notte molto sobrie, bianche di cotone, la gonna grigia sotto il ginocchio e va con il fratello. Quindi diciamo che di fatto è un ritiro spirituale, grazie Elena. Quindi in queste 2 settimane viene portata, questa volta sì, dalla madre del fratello in un ritiro spirituale che dura 2 settimane, durante il quale, come vi dicevo, matura l'idea che l'unico modo sia proprio quello di andare in convento e ci va. Va in convento e incontra Milagros, una ragazza con la quale divide la stanza e con la quale prova delle sensazioni, non sa ancora dare un nome preciso a questo, ma sente un'attrazione nei suoi confronti. E allora diciamo che non è nella fase nella quale si pone delle domande, semplicemente gode della vicinanza di questa persona. Questa ragazza ha i capelli lunghi, lei adora spazzolarglieli, adora sentire il suo odore. È molto poetico questo momento raccontato dall'autrice Elena Conforti. Diciamo che tutto il suo romanzo trasuda di poesia. Entri dentro le pagine di questo romanzo e non riesci a smettere. Anzi, non è vero, smetti perché è troppo e allora hai bisogno di un po' di quiete. Poi tant'è, io ho ricordo netto perché l'ho riletto davvero recentemente, i personaggi quando chiudevo, non mi era mai capitato, i personaggi quando chiudevo il romanzo rimanevano con me. Ma veramente, a un certo punto, esagererei se vi dicessi avevo voglia di chiamare al telefono Milagros per sapere come stesse piuttosto che Chiara, però davvero mi è successo questo, una vicinanza incredibile rispetto ai personaggi di questa storia. E quindi è come se in un certo modo mi chiamassero. Io ricordo un'autrice, spesso gli scrittori dicono, quando gli si chiede ma come ti è venuta l'idea, no? Raccontaci la trama, oppure ancora prima della trama, raccontaci come è arrivata quest'idea. Spesso dicono così, dicono che sono stati chiamati dai loro stessi personaggi e che quindi entrano in un loop per cui tu sei catturato. Ecco, è quello che mi è capitato da lettrice, non da scrittrice, che i personaggi entrassero dentro di me e mi invogliassero a riaprire le pagine. Ecco, questo non so se sono riuscita a spiegare la sensazione, ma è esattamente quello che ho provato. Io, come al solito in questo momento, mi bevo un sorso d'acqua, mi dispiace per Lorella Lori che continua a scrivermi, ma non posso più guardare. E spero che sia per tutti questa diretta. Io bevo un bicchiere d'acqua e intanto aspetto qualche vostro messaggio. Oh, grazie Annalisa, scrive splendido questo tuo commento sui personaggi, mi fa piacere rendere, perché sapete cosa c'è? A volte, nonostante io mi prepari sempre, lo sapete, per i miei romanzi in diretta, spesso quando arrivo in diretta è un po' come se fossi davanti ai professori per fare un esame, e devo dire la verità che a volte Mi perdo un po', mi perdo un po' perché mi emoziono e mi sembra sempre di non essere mai abbastanza preparata. E allora il fatto che voi mi diciate che sì, che invece va tutto bene, mi dà conforto, perché per quanto io dedichi del tempo a queste cose,
Ho sempre paura di non riuscire a dare tutto quello che ho dentro. Quindi Anna, grazie perché è arrivato proprio nel momento giusto questo meraviglioso messaggio. Grazie. Andiamo a vedere che cosa ho scelto poi di raccontarvi. Allora, abbiamo visto che Chiara, viene portata via sostanzialmente dal convento dalla madre, che non ritiene, che, Chiara debba rimanere lì. Quindi, nonostante fosse stata Chiara a decidere per la sua vita in quel momento, la madre sente che non è giusto che sia così e quindi la riporta a casa. Lascio a voi la lettura del romanzo di quando torna a casa, perché è anche bello che respiriate tutto ciò. Allora, Francesco era il ragazzo per il quale Chiara ha questo trasporto verso il convento, no? Francesco è il ragazzo che lei bacia, per la prima volta, tra l'altro, bacia per la prima volta questo ragazzo che la porta poi in tutto quello che vi ho appena raccontato. Che cosa succede a un certo punto? Lo risente, ma in che modo? Un selfie in bianco e nero. Possibile che basti uno scatto idiota? Che cosa hai visto nella mia immagine? Ma che cazzo hai visto? Un messaggio vocale. Me lo mandi su Messenger, sono le 21:15 di un mercoledì sera. Guardo la tua foto, i tuoi capelli lunghi e neri adesso sono corti e grigi. Porti gli occhiali, il tuo viso non è più così asciutto. Bianca e Jacopo guardano un cartone animato alla TV, mia madre è in cucina. Vado in bagno, chiudo la porta, mi infilo gli auricolari, l'indice della mia mano destra apre il tuo messaggio. 21 secondi. Il mio corpo è in ascolto. Prima parola. Chiara. Il mio nome vibra nella tua voce. Sei lettere che partono dalle tue corde vocali per uscire tra gola e labbra. Immagino la tua lingua che si muove, sbatte sui denti, tocca il palato, il pomo d'Adamo che va su e giù, poi una pausa, solo il tuo respiro. Mi dici, stai davvero bene con quel cappello? Mi piacerebbe tanto vederti. Ascolto il resto, ma non capisco più. Solo quel suono che proviene dal passato. Francesco. Vorrei risponderti a voce, ma se parlo mi sentono, poi le parole suderebbero insieme alle mani. Alle 21:56 ti scrivo che sarebbe davvero bellissimo rivederci. Mi rispondi subito, tesoro. Quando verrai a trovarmi ti porterò ovunque. Ci riaccendiamo adesso, dopo essere stati spenti. Eravamo due candele con la fiamma troppo calda in quella notte di tanti anni fa. La tua voce penetra in quell'angolo esposto senza difese ai ricordi. Lì potevo stare con te tutte le volte che volevo, fare l'amore con la tua bocca, accarezzare i tuoi capelli. Tra le mura di casa il tuo nome. Dopo quella notte era diventata una bestemmia, una parola da non pronunciare mai più ad alta voce. Buonanotte, Chiarina, ti penso. Il tuo saluto, inatteso, mi arriva alle 00:39. Sono a letto ma non dormo, non posso dormire. Devo alzarmi, aprire la finestra, tirare su la tapparella per guardarla, questa notte benedetta dalle tue parole. Buone sono le luci dei lampioni. Buono l'abbaiare lontano di un cane, buono il marciapiede deserto. Di stanotte il cellulare rimarrà sotto il cuscino o di fianco al mio corpo, a volte stretto in una mano o appoggiato alla mia pancia. Mi alzo dopo aver dormito 4 ore. Riascolto il tuo messaggio vocale mentre faccio colazione, in bagno mentre mi lavo i denti, per strada con gli auricolari a volume troppo alto. La tua voce è la stessa di tanti anni fa. Non è cambiata. E allora, siamo di nuovo a una Chiara che vuole essere normale. A una Chiara che si autoconvince e ha talmente bisogno di amore, questa donna, che sente dentro di sé un desiderio, ma di che cosa? Di un ragazzo, diciamo, per colpa del quale lei ha deciso di andare in convento per espiare le sue colpe?
adesso è un uomo, sono passati tanti anni e lui, devo dire che gli uomini sono bravi in questo, no? A scomparire, a ricomparire con la stessa facilità, no? Passate questo momento di uomo e donna, però è un po' vero, no? Che, ma è proprio questione di indole, di DNA. La donna normalmente è più propensa a essere quotidiana, l'uomo è più propenso a dire vabbè, ma io non è che non ti stessi pensando, stavo lavorando e quindi quando lavoro non penso a niente, o meglio penso soltanto al mio lavoro. Le donne, o meglio io, non lo so voi, aiutatemi perché poi non mi piace generalizzare, però io da ragazzina, quando avevo questi fidanzati, diciamo, prima della mia, prima di adesso, di questi ultimi 18 anni, avevo sempre l'ansia di essere cercata, no? Se tu non mi cercavi abbastanza, non ti interessavo abbastanza, perché io riuscivo a fare due cose, riuscivo a pensare al fidanzato del momento e riuscivo a lavorare o studiare all'epoca. Loro no, io non so se a voi succede, ma loro no. Allora, intanto abbiamo questo momento in cui Chiara vuole credere ancora di poter condurre una vita come come si dice, come il bon ton ritiene, no? Andiamo a vedere qualche messaggio per capire se qualcuno mi ha aiutato in questa lettura e poi continuiamo, perché mi piace anche leggere. Allora, Elena mi scrive: quando leggi le mie parole rimango sempre stupita. Elisabetta Violani, ciao cara Eli, mi scrive: è bello il romanzo che ho letto con piacere, e poi mi ha scritto: sei bravissima come sempre, grazie. Chiara Valsechini scrive: credo che i personaggi entrino in noi, è facile medesimarsi nelle situazioni descritte perché capita a tutti. Aspettate perché è un messaggio lungo dovuto. Capita a tutti di provare una certa affinità con le persone che ci circondano, sia dello stesso sesso che da sesso opposto. Sono assolutamente d'accordo con te, Chiara. Poi ci si può soffermare a chiedersi se sia qualcosa di più, ma l'affinità è naturale da provare ed è ben narrata. Guarda, Chiara, meglio di così non potevi esprimere il mio pensiero. Federica Carossi scrive: un romanzo coraggioso, poetico ed essenziale. Ti mette di fronte alla responsabilità di cercare e amare se stessi, oltre gli stereotipi e le convenzioni. Sono felice di essere qui stasera. Bellissima diretta. Grazie di cuore, grazie davvero. Allora, mi fa piacere perché Chiara ha espresso un pensiero che avrei espresso anch'io più avanti, l'affinità. È vero, spessissimo tra amiche ci siamo detti: come sarebbe più facile se fossimo fidanzate io e te. A voi non è mai capitato? A me sì, perché ci sono davvero delle affinità, ci sono delle confidenze che risultano così facili con un'amica, con una donna da donna, e invece a volte è così difficile esprimersi con il proprio compagno, no? E allora ti viene da dire: caspita, ma come mai io riesco a dire le cose a te così semplicemente e quando invece voglio dirle a lui comincio a pensare: oddio, come glielo dico, come glielo spiego, come lo faccio? Quindi affinità è verissimo, complicità, che a volte tra amiche è più semplice. Quindi nella nostra vita può capitare di aver voglia di pensare a come sarebbe più facile tra donne. Ditemi come se ne pensate. Intanto io passo alla quarta lettura. Arriviamo a come Chiara conoscerà Giorgia e soprattutto che cosa scrive Giorgia. Anche lì succede a tutti noi, ma se succede in quel preciso momento,
scatta qualcosa dentro la nostra testa, no? Quando noi abbiamo un pensiero, siamo focalizzate sempre lì, no? E quindi che cosa succede? Che qualunque cosa accada, noi tant'è troviamo un modo per farci tornare lì, una coincidenza. Ci sono spessissimo nella nostra vita, capitano coincidenze, ma quando noi siamo concentrati su, parliamo di uomini in questo momento, no? Quindi quando siamo concentrati, di rapporti, quando siamo concentrati su una persona, presumibilmente vedremo il suo nome più volte, presumibilmente ci saranno situazioni che ti fanno tornare a quella persona lì e dire guarda che coincidenza, proprio in questo periodo mi doveva capitare questa cosa, sentiamo un profumo, sentiamo una canzone. Se siamo concentrati su quella persona, va da sé che tutte le nostre energie ricadranno su quella persona, no? Cambiamo argomento? Scelgo, o meglio, voglio cambiare macchina? Vedo quella macchina che mi piace? Dite di no. Da quel momento io vedrò mille di quelle macchine lì. Non le ho mai viste in precedenza, comincerò a vederle, ma perché? Perché ci faccio caso, no? Quindi il far caso alle situazioni fa sì che noi ci sentiamo sempre dentro questo momento. E allora andiamo a vedere Giorgia, che è il personaggio poi chiave del romanzo. Ovviamente svelerò qualche cosa, ma che non toglierà a voi il piacere di acquistarlo e di godervelo come lo sono goduto io. Mi siedo al computer, leggo un post su Facebook pubblicato da Giorgia. Non la conosco di persona, abbiamo solo amici comuni, la seguo da pochi giorni. È stata lei a chiedermi l'amicizia. E quanto coraggio ci vuole a lasciare andare qualcosa che vorresti a tutti i costi restasse? Non è forte chi trattiene, chi stringe la morsa. È davvero forte chi capisce quando è il momento di mollare la presa. Forse Giorgia ha trovato un suo equilibrio, pubblica sempre frasi riflessive e stasera queste parole sembrano dirette a me. Io non voglio dirvi troppo, vi dico soltanto che il personaggio di Francesco diventerà importante e diventerà una sorta di ossessione per Chiara. Leggendo capirete bene perché. E adesso vi leggo un brano che vi aiuterà a capire perché, ma è soltanto leggendo tutta la parte legata a Francesco che la capirete appieno. Ripeto, quando è il momento di mollare la presa? Facile a dirsi. Lasciare il miraggio di Francesco, mollare quel passato che volevo a tutti i costi rivivere, ricucire lo strappo di tanti anni fa annullando il resto. Dimenticare il convento, il matrimonio, ripartire da zero come se nulla fosse successo. In fondo cercavo questo. Non una storia con un altro uomo, nemmeno un amante per distrarmi dal quotidiano. Non ho mai pensato di tradire Emanuele. Non volevo questo fino a quando non ho ritrovato il mio passato incompiuto. Era stata l'attrazione per quello che non avevo vissuto, la pretesa di poter tornare indietro. Francesco era un uomo con la sua vita, ma io cercavo ancora quel ragazzo fresco, dalla pelle liscia, le labbra sottili, le mani affusolate, l'andatura leggera, quei fianchi che quando camminava dondolavano di qua e di là. Il Francesco uomo, invece, ha i capelli grigi, un po' di pancia, occhiali che coprono il verde anacquato degli occhi. Un inganno del tempo. Rivivere il passato per sfuggire alle frustrazioni del presente. Non riesco a confessarmelo per paura che tutto torni come prima, senza emozioni. Abbiamo una donna sposata, con due figli che sono l'amore della sua vita, saranno sempre la prima cosa alla quale Chiara penserà, come giusto che sia. Chissà se per amor loro rinuncerà all'amore di Giorgia o se Giorgia resterà sempre una presenza nella sua vita digitale? No, perché io non sono così crudele. Ho dedicato un paio di letture a questa storia tra Chiara e Giorgia, perché è importante che voi sappiate che si può fingere fino a che la realtà
non ti si presenta proprio sul viso, come dire, ragazza cara, tu puoi fare quello che vuoi, puoi fingere finché vuoi, io sto qui, no? La parte sincera di noi stesse se ne sta e dice: io lo so come sono. Se tu vuoi credere di essere qualcos'altro, va bene. Io rimango qui, però io ci sono. Prima o poi esco fuori, Io me ne sto qui, ma sarai tu che prima o poi sentirai l'esigenza di farmi uscire. Siamo insieme delle memorie, indotti da genitori, società, eccetera. Levando questa memoria, l'amore non ha confini. Bellissima diretta. Grazie Alex, grazie mille per questo bellissimo messaggio. Io vorrei chiacchierare un po' con voi, vorrei che Elena, se non stai piangendo Elena, vorrei che ci raccontassi qualche cosa anche tu, che commentassi un po' questo mio monologo, perché io Elena l'ho conosciuta e ho avuto modo di fare una lettura in presenza al Teatro Garage di Genova. È stata una bellissima presentazione in compagnia della violinista meravigliosa Valeria Saturnino. Insomma, ci sono stati dei momenti davvero davvero emozionanti e commoventi, quindi ho vissuto con Elena tutta la sua emozione, tutta la sua timidezza e tutto il suo coraggio, per cui avrei piacere che mollasse queste manine sulla tastiera e che scrivesse qualche cosa. Allora, aspettiamo qualche minuto, intanto sapete che ogni tanto devo bere. Però sono già le 7:15. Dico la verità, sono commossa, ammiro sempre Chiara per la sua forza e la sua fragilità. Eh già. È vero, sono proprio in lei ci sono davvero due persone diverse, c'è la sua forza e la sua fragilità. La forza è anche quella di continuare ad opporsi a un qualche cosa che inevitabilmente arriva, il proprio io inevitabilmente arriva, quindi lei è stata forte e coraggiosa a volersi sposare, ha voluto fortemente una famiglia, i suoi figli sono la cosa che mai potrà cambiare, l'amore per i propri figli è un qualche cosa che va al di là di qualunque aspetto, di qualunque verità. Ci sono loro ed è la cosa più importante del mondo. E poi, quindi c'è la mamma e poi c'è la donna. Quindi da donna non ha voluto rinunciare ad avere una famiglia, non ha voluto rinunciare ad avere dei figli, perché i figli sono qualche cosa che lei ha voluto fortemente. La sua sessualità invece è in continua, cioè il suo essere donna e la sua attrazione verso un'altra donna continuano a essere davvero un qualche cosa contro il quale lei si ritrova sempre, anche quando non vuole, cioè lei si è anche innamorata di un'amica che ha capito che poi di fatto non poteva essere, no? Perché questa amica, mi ricordo che durante il romanzo scrive, lei vuole le mani grandi di un uomo, quindi Chiara capisce che non ci potrà mai essere nulla con questa carissima amica e l'amica comprende questo affetto particolare, ma non ne parlano mai. C'è un contatto di due mani che si sfiorano e Caterina si allontana e questo semplice gesto fa capire a Chiara che non è cosa e allora fa un passo indietro e la ama in silenzio, la ama da sola, la ama tra sé. Continuiamo con la nostra lettura, vediamo. Ammettere di essere fragili non è un reato, anche qui ci sarebbe da aprire, no? Un'infinità di considerazioni, è vero, non è un reato sentirsi fragili, non può essere neanche un alibi,
No, non si può neanche essere crudeli dicendo ma io sono fatto così, sono una persona fragile e quindi non puoi stare con me perché io ti deluderei sempre, perché io... No, non deve essere un alibi, come non deve essere nemmeno un qualche cosa per il quale ci vergogniamo, no? La nostra fragilità fa parte di noi, c'è chi lo è di più, chi lo è di meno. Adesso vi leggo il primo incontro. Abbiamo detto che Giorgia e Chiara si sono conosciute tramite Facebook. Il capitolo si intitola così: Il mio corpo nel tuo. Venerdì ti scrivo il mio primo messaggio su WhatsApp. Ciao Giorgia, buongiorno, parto adesso. Non ho bisogno di aspettare la tua risposta perché mi arriva immediata. Bene Chiara, ti aspetto. Sono le 9, 40 minuti di viaggio per venire da te. Lungo la strada provo a darti un corpo. Ti immagino un po' più alta di me, i capelli corti, gli occhi marroni come i miei, le mani affusolate, il fisico forse atletico o più morbido del mio, che in questi mesi si è asciugato. Un corpo. Anche tu, Gesù, ti sei servito di mani per risanare, di occhi per guardare, di orecchie per ascoltare, di una bocca per parlare. In quest'ora cerco la salvezza da un corpo sconosciuto. Parcheggio, scendo dalla macchina, ti scrivo. Eccomi, sono qui. Guardo la gente che cammina, una mamma con il suo bebè in carrozzina, forse andrà a passeggiare in un parco, una coppia di ragazzi con lo zaino che hanno saltato la scuola. C'è un sole così forte. Come si fa a stare in classe? Ognuno sa dove sta andando, io ancora no. Rimango ferma in attesa della tua risposta, ma le scarpe hanno voglia di muoversi. Trovano una pietra, improvvisano una partita di calcio. Dopo 2 minuti mi dici di raggiungerti al bar in fondo alla strada. Devo attraversare la piazza della chiesa, poi svoltare a destra. L'orologio del campanile segna le 9:50. Comincio il mio cammino, un piede e poi un altro. Adesso so dove andare in questo pellegrinaggio al contrario, con la chiesa che rimane alle mie spalle. Offro la schiena alla facciata in marmo bianco mentre snocciolo i miei pensieri uno a uno come i grani di un rosario. Misteri dolorosi che aggiungono sangue al mio sudore, misteri luminosi che mi annunciano una via di uscita. Prego le mie gambe di forzare il passo. Gloria al Padre e al Figlio che si è fatto corpo. Davanti a me un bar con i tavolini fuori, 2 panchine senza nessuno, un'edicola con 2 o 3 persone che chiacchierano. Tra poco devo svoltare a destra. Alla mia sinistra un panificio, respiro il profumo del pane lievitato durante la notte, dei dolci che stanno cuocendo nel forno. Mi lascio distrarre da un cane che abbaia dietro un cancello. Mi vedi tu per prima e mi vieni incontro sorridendo. Ci salutiamo, un timido abbraccio, 2 baci che mi lasciano sulle guance un profumo di gelsomino. Sei più alta di me, di almeno 10 centimetri. Indossi una polo bianca a maniche corte, un paio di jeans chiari. Ai piedi porti sandali neri con il tacco. Guardo il tuo viso. Quel ciuffo di capelli biondi nasconde una ruga di espressione della fronte e gli occhiali da sole coprono i tuoi occhi. Camminiamo, fianco a fianco. Poi vai avanti tu per farmi strada. Guardo la tua schiena, dritta. Prova a imitare la tua andatura. Devo allungare il mio passo, raddrizzare le spalle, tirare su la testa. Andiamo a bere un caffè. Ci sediamo in un tavolino fuori, all'ombra. Ti togli gli occhiali da sole e mi chiedi com'è andato il viaggio. Non sono scuri i tuoi occhi, no, sono azzurri, quasi blu, cielo nel mare. Ci resto impigliata in quel colore, mi ci perdo. Prendo una brioche con la marmellata e un cappuccino, come te. Ho fame del tempo presente, del secondo preciso in cui mordo la brioche, degli attimi per masticarla, del sorso di latte con il caffè. Ma quanto descrive questa autrice? Ma quanto ti fa venire l'ansia nell'attesa che si incontrino? Cioè, la capacità di questa donna di essere così descrittiva, ma mai noiosa. Perché io sono con lei mentre cerca il posto, mentre si lascia la chiesa alle spalle. Io vivo con lei l'incontro. Ed è grazie al tipo di scrittura. Io normalmente, chi mi conosce lo sa, non amo troppo i romanzi descrittivi, mi piace andare al sodo, e invece qui mi godo l'attesa.
Come si gode lei l'attesa? Cioè, è evidente che l'autrice sia qui dentro, perché senti proprio che ha bisogno di raccontare nel dettaglio quello che è successo. Perché vuole farti capire che cosa sta provando, vuole farti capire che cosa prova. E Chiara, in questo momento, è veramente curiosa di sapere con chi avrà a che fare. È contenta di aver trovato il coraggio di fare questa cosa. Forse non si è neanche chiesta troppo perché lo faccio, che cosa faccio. È una forza quella che ti spinge, no? E caspita, è questa descrizione di lei che non l'ha ancora vista. E quindi immagina come possa essere, poi la ritrova, dice più alta di 10 centimetri di me. Cioè, in fondo, no, ti viene da dire, ma chi se ne frega di quanto è più alta di te? Chi se ne frega questa descrizione così? E invece no, e invece è proprio lì che si gioca e si combatte e si ritrova, no? Quindi, ditemi qualcosa voi. Brava Elena, hai davvero una grande capacità. Sai descrivere e coinvolgere il lettore nelle emozioni descritte. Vero, metto un bel mi piace, Annalisa, sono d'accordo con te. Lorella Lori è sempre più disperata, continua a scrivere, ma cosa è successo? Io non capisco perché non mi abbia trovata. Appena finisce la diretta, le mando la diretta in modo che la possa vedere. Mi dispiace perché evidentemente ci teneva davvero tanto ad esserci. Lorella, mi dispiace tantissimo, credo che tu per errore sia andata sulla mia pagina e non sul mio profilo, perché è l'unica spiegazione che riesco a trovare rispetto al fatto che non riesci a trovarmi. Allora, che cosa vogliamo dire ancora prima di affrontare l'ultima lettura, perché sono le 7:25, quindi sto imparando, ragazzi, a diventare puntualissima. Vi anticipo che l'ultima lettura inizia con 3 giorni e 2 notti. Sono i giorni di una piccola vacanza che Chiara e Giorgia si regaleranno. Non pensate mai che io stia rivelando troppo, perché non avete idea di quello che deve succedere, di quello che succederà. Quindi io ho voluto creare la curiosità parlandovi di una serie di personaggi. Avete visto che ho parlato pochissimo del marito, ho voluto indagare un po' Francesco ma non troppo, ho voluto indagare un po' Caterina ma l'ho accennata, perché è giusto che voi vi godiate la lettura di questo bellissimo, bellissimo romanzo di esordio di Elena Conforti. Allora, io non vedo altre... Grazie, sarà che mi piace molto descrivere ogni sensazione legata al corpo. Caspita, credimi, Elena, lo scrive ovviamente l'autrice, credimi che lo fai benissimo. Emozionante dall'inizio fino al fondo. Alex Fortunata, sì, davvero. Allora, andiamo all'ultima lettura, così concludiamo persino puntuali. 3 giorni, 3 giorni e 2 notti. Le ore che diventeranno giorni, il tempo di un viaggio, un tempo che per una volta si fa complice, un tempo fuori dal nostro quotidiano, un tempo per essere noi. Vengo a prenderti una grigia mattina di settembre, mi aspetti davanti a un bar con la tua valigia. Fottiti, tempo a ore, adesso abbiamo giorni, siamo degne di questo regno che ci si spalanca davanti alla porta. E lo santifichiamo insieme, bevendo un caffè prima di partire, fermandoci in un autogrill per comprare le sigarette, scalando le marce con la tua mano sinistra sopra la mia destra. Guidiamo insieme verso una camera con il letto matrimoniale. Siamo in un piccolo borgo che ci fa perdere nelle sue stradine, in un cielo che rimane variabile, in un bacio in cima ad una scalinata. Mangiamo un toast a metà in un bar con i tavolini fuori, beviamo un caffè, telefono a casa per dire che va tutto bene. Rientriamo in camera, accendo una candela profumata, ci sdraiamo per riposarci, ma basta un bacio e poi un altro. Usciamo per andare a cena, ci vestiamo eleganti, vogliamo essere belle l'una per l'altra. Un tavolo per due, nella mia borsa le chiavi della nostra camera, per la prima volta dormiremo insieme. Una notte intera per scoprire ogni variazione del tuo respiro. Al risveglio, per una volta non ho bisogno di aspettare un tuo messaggio. Buongiorno, amore, è proprio la tua voce a dirmi così. Entri in bagno per pettinarti mentre mi sto lavando i denti. Passi dietro di me, mi sfiori la schiena. Lo specchio sopra il lavandino mi rimanda l'immagine di noi così vicine. Ricordo che in convento, mentre Milagros si pettinava i capelli, io mi lavavo il viso per far prima, per dormire quei 5 minuti in più.
I suoi erano lunghi fino a coprire le spalle. Sarei rimasta ore a lisciarli quando erano sciolti. Fino a che prendeva un elastico, li raccoglieva nelle mani e li richiudeva in una coda. Erano una cascata nera, libera, impetuosa, e tutta questa forza andava in qualche modo placata. Questo splendore ce l'avevo tutto per me nello spazio di quel bagno. E immaginavo quella cascata scura che inondava il pavimento, copriva e bagnava i miei piedi, poi più su, fino alle gambe. Qui, adesso, i miei piedi si voltano di scatto verso i tuoi. Confondo il mio dentifricio con il sapore della tua sigaretta fumata dopo il caffè. Agli occhi degli altri siamo turiste, semplici amiche che scattano foto, guardano i negozietti di souvenir, visitano musei. Andiamo a visitare appunto un museo, seguiamo il percorso consigliato, scale da salire, altre da scendere. Nei sotterranei ci sono i resti di un'antica strada romana. Giriamo angoli, visitiamo stanze con dipinti e sculture, calpestiamo pavimenti. Ti seguo a fatica mentre so che tra poche ore non saremo più insieme. Non c'è nessuno in questa sala. Vuoi un selfie vicino a un quadro? Mi avvicino, ti volti verso di me. La prima immagine di un nostro bacio, le nostre labbra finalmente unite. Me la rigirerò tra gli occhi mille volte. Torno a casa. Mi gira la testa, nausea. Lascio il trolley nell'ingresso. I souvenir possono rimanere schiacciati tra il pigiama che non ho usato e quella maglietta che mi hai tolto la prima sera. Bianca e Jacopo dormono già. Saluto in fretta mia madre e le dico che mi dispiace aver fatto più tardi del previsto. Non posso spiegarle che ho dovuto fermarmi. Fermarmi lungo la strada. Accostare e scendere dalla macchina. Fumare una sigaretta contro voglia. Il respiro tagliato dalla tua mancanza, dal non sapere quando sarà la prossima volta. Vado in bagno, mi lascio piangere, ti scrivo che mi manchi da morire. Chiara, io sono con te, sempre. No, Giorgia, non ci sei, non ti trovo. E il mio corpo adesso, che sa cosa vuol dire averti vicina, ti cerca ancora di più. Non ce la faccio a dormire stanotte, non dopo essere stata con te, aver ascoltato il tuo respiro, essermi addormentata con la pancia contro la tua schiena. Mi raggomitolo. Vorrei un guscio per nascondermi e proteggermi da te, che non sei con me. Ci rivediamo dopo una settimana. Ore passate a guardare le foto di quei 3 giorni, ad aspettare un tuo messaggio, un desiderio di te che mi sfinisce. Parto da casa alle 6, c'è traffico. Arrivo da te dopo quasi un'ora di viaggio. Sono sotto casa tua, quasi non mi sembra vero. Finalmente, finalmente potremo abbracciarci. Ti scrivo, sono qui, ti aspetto. Mi rispondi spiegandomi che Fabio stasera è stressato per il lavoro, vuoi farlo uscire con noi. Mi obblighi a recitare la parte dell'amica. Ma non ho studiato il copione, scordo le battute, vado fuori tempo, inciampo nel marciapiede mentre mi vengo dietro, rischio una storta quando Fabio ti prende per mano e ti bacia. Tornare a casa, subito, interrompere questa scena, ricordare a me stessa il mio vero nome. Mi chiamo Chiara, sono l'amante di Giorgia e non me ne frega un cazzo di Fabio. La concludiamo così questa puntata. Non me ne frega un cazzo di Fabio, del compagno di Giorgia. Leggete questo romanzo perché capirete tante cose. Vi voglio salutare come ho iniziato. Avevo promesso che avrei finito così. Chi decide chi è normale? La normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. Sotto vero nome di Elena Conforti, Scatole Parlanti, editore.